Antonino Radici. Albino Bonzano. Di Torino. Moncalieri. Istituto Tecnico Pininfarina. Olon, però quando io ho iniziato l'azienda si chiamava Farm Italia. Nel corso degli anni è diventata poi Farm Italia Carlo Erba, poi Antibioticos e infine Olon. Oggi faccio il pensionato, curo la casa di campagna, il giardino, l'orticello. Ingegneria meccanica al Politecnico, sono al primo anno. Lo festeggerò con i miei parenti, gli amici, i familiari. Ma con moglie e figli, quindi, e nipote. Direi interessanti, divertenti, ma impegnativi. Interessanti, piacevoli, in quanto mi hanno dato la possibilità di vedere tutta un'evoluzione che c'è stata nel settore farmaceutico. Mi sono sempre trovato soddisfatto per l'attività svolta. Allora, rispetto ai temi ambientali, sin dalle superiori ci hanno insegnato il valore del riciclo e dell'economia circolare, soprattutto per quanto riguarda anche la progettazione dei vari componenti, quindi il riutilizzo dei materiali utilizzati come alluminio, acciaio, anche evitare gli sprechi e poi il riciclo dei trucioli dalle varie lavorazioni. E niente, vorrei solo ricordare che l'Italia è per esempio fra i maggiori paesi, il più grande paese, il paese che ricicla di più in assoluto in tutto il mondo. Approvo in pieno, la priorità del momento è correre ai ripari se non vogliamo lasciare un futuro disastroso ai figli ma ai nipoti. Noto che ci sono già alcune industrie che stanno marciando verso questa direzione, verso il green, anche nell'ambito mio dell'attività svolta, anche produzione di farmaci e di prodotti per uso alimentare ottenuti con processi green. Ma vorrei immaginarlo un futuro roseo, però stante la situazione attuale come si presenta ho molta difficoltà a poterlo vedere roseo, almeno incominciare a vedere un po' di verde. Ingegnere e sposato, si spera. Come gestire i rapporti personali, soprattutto lavorativi con i colleghi di lavoro, anche perché per esempio la conoscenza si porta dietro, ma le soft skill sono difficili da acquisire solo tramite studio e bisogna acquisirle tramite esperienza diretta o difficilmente sono altri modi. Ma un consiglio, sì, più di uno, quindi, che si affaccia al mondo del lavoro, di non avere delle pretese per il fatto che dispone di un pezzo di carta che può essere un diploma, una laurea, di collaborare sempre e poi terzo, di non limitarsi alle semplici ore di lavoro quando è richiesto magari di prolungare la propria attività perché l'operazione deve essere terminata, l'analisi deve essere conclusa o quant'altro è richiesto.